E rieccoci qui alla prigione più scrausa, strana, brutta che ci sia. Oh, e per guadagnare ancora qualche soldino, visto che qui abbiamo un'unica ultima richiesta. Assumi un giardiniere. Lo possiamo assumere? Possiamo, perfetto. E altri 5.000 che c'entrano un saccoccia. Adesso vediamo un po' qua che tenemo da fa. Allora, c'è le blocco B50, sono un po' tanti, non me va. Investimento a breve termine e a lungo termine, perfetto. Questi due investimenti non c'è bisogno di fare nient'altro che aspettare che passino 70 ore e ci verranno dati 16 e 16.000. Quindi adesso, per fare altre cose abbastanza carine che potrebbero servire, costruisci un'infermeria, assumi almeno due dottori e assumi uno psicologo. Va bene, questo si può fare, mi piace. Quindi infermeria, 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 dove cavolo sta? Ah, eccola qui. Ah, però non la possiamo fare perché dobbiamo andare dal nostro carissimo direttore e sbloccare salute e salute mentale. Una volta che sbloccheremo questi due, potremo finalmente fare l'infermeria e assumere uno psicologo. Il psicologo svolge un ruolo abbastanza importante che vedremo poi. Comunque, dicevo, infermeria, dimensioni minime, nessuna. Ok, perfetto. Quindi faremo qui, giusto per lasciare il passaggio per entrare in quella stanzina. E così. Poi faremo una stanzina più piccola qui e la faremo diventare un obitorio. Quindi faremo za e za. E poi abbiamo una stanza che potremmo mettere, che ci potrebbe piacere, cappella, esportazioni, sicurezza, minimo 4x4, perfetto. E questa sarà la base dei nostri capoccioni guardioni. Quindi così, sicurezza e a posto. E abbiamo anche la stanza sicurezza. Qui serve scrivania, sedia, armadio, porta documenti. Quindi sedia, scrivania e armadio, porta documenti. Ne mettiamo due perché siamo, anzi va, vada per due sedie. Perfetto. Oh, e adesso come potete vedere qui le cose piano piano stanno diventando sempre un pochino più rose. Poco, di poco, ma piano piano. Oh, cosa ho visto? Stanno per arrivare 21 detenuti il prossimo, cioè la prossima volta. Abbiamo 40 detenuti e solo due guardie. Penso siano un pochino poche. Mi conviene assumerne almeno 10. Ok, così è perfetto. Almeno non c'è pericolo di qualche rivolta e poi se scoppia la rivolta scappano tutti. Questo è vestito di nero, ma chi è? Non lo vedo più, è scomparso. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Vabbè, vabbè, vabbè. E quindi, cosa fare adesso? Una cosa abbastanza continuativa che bisogna ripetere sempre e comunque è fare le celle. Celle, celle, celle a rotta di collo, finché non arrivi ad una cifra abbastanza alta. E adesso, visto che abbiamo sbloccato tramite questa zona qui il pulsantino copia, possiamo fare copia. Copia e incolla le tue strutture, un po' copia e incolla di Windows. Quindi con il clic destro teniamo cliccato e selezioniamo la parte che vogliamo copiare. Andiamo qui e ta-dam! Senza dover fare 200.000 click abbiamo copiato tutta una zona che ci interessava. Perfetto. L'unica cosa è che non si copiano le cose sotterranee come tubature e altro, quindi dovremo farle noi a mano libera. Problema risolto. Ok. Di dipendenti ne abbiamo 5, vogliamo arrivare a 10? Perché come vedete qui al giorno abbiamo 3.500 entrate. Quindi possiamo permettercelo. Da questa parte qui creerò ancora qualche stanza per i detenuti cattivi che si comportano male. Metteremo delle porte dove sta isolamento. E oh, no, ho sbagliato. Qui e qui. Ok. Così quando si comporteranno male verranno messi in isolamento. E poi credetemi, è una cosa che succede abbastanza spesso. Magari adesso alle prime arie, no? Perché anche il gioco ti aiuta, ti dà una mano, non fa imbestialire le persone. Ma metti caso io non avessi creato la doccia,
in questo momento almeno 2-3 rivolte le avremmo già superate. Dottore, ok, se abbiamo il dottore vuol dire che possiamo. Ecco qui, infermeria, abbiamo sbloccato l'infermeria. Serve il lettino medico, quindi prendiamo il lettino medico. 1, 2, 3 e basta, perché costano un pochino pure troppo. E assumiamo due dottori, perfetto. Questo qui invece lo faremo diventare obitorio, dove vengono buttati quelli che muoiono, che tirano e cuoia. E mettiamo il lettino obitorio. Perfetto, così se qualcuno qui dentro tira le cuoia, viene buttato in obitorio. Assumi un psicologo, richiede un ufficio. Vediamo un po' se possiamo assumere un psicologo. Taradattara, ancora no. Quanto manca all'assunzione dello psicologo? Ma 2 ore, neanche troppo. Dai, aspettiamo un attimino e assumeremo il nostro psicologo. In questo momento abbiamo ben 57 celle, stanno per arrivare 21 detenuti, quindi 38 più 21 fa 48, 58, 59, quindi non abbiamo abbastanza celle, non abbiamo abbastanza posti per i detenuti. Cosa fare? Cosa fare? Probabilmente la miglior cosa da fare è prendere, ampliare questa zona con tutti i soldi che ci sono rimasti. E poi, quando potremo, faremo altre celle di detenzione. Il fatto dei detenuti che stanno per arrivare lo possiamo decidere noi. Andiamo qui su sta cosa che non si legge di che cosa si tratta, e qui abbiamo selezionato tutti, ovvero tutti quelli che commettono crimini devono venire alla nostra prigione. No, a me non va bene. Noi ne faremo arrivare 15. Possiamo fare di meno, di più, ma visto che i posti letto, i posti in prigione ce lo consentono, facciamone arrivare 15. Anche perché più ne facciamo arrivare, più soldi ci vengono dati immediatamente e più aumentano le entrate. Comunque ragazzi, per questo per oggi può bastare qui. Spero che il video come semprissimo vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima, bella!